Buonasera a tutti, io sono Angelica dell'Associazione Esperide e oggi in relazione alla campagna Io resto a casa vi parlerò di un'opera che si trova dentro la Galleria Borghese, che come sapete tutti attualmente è chiusa a causa dell'emergenza coronavirus. L'opera che ho scelto è un'opera di Gian Lorenzo Bernini, è un busto che ritrae il padrone di casa, se vogliamo, della Galleria Borghese, cioè Scipione Borghese. Ed è un'opera che lui realizza nel 1632, proprio su richiesta del cardinale e con il benestare del pontefice di quel periodo, cioè Urbano VIII Barberini. È un'opera molto importante, molto interessante perché denota la qualità artistica raggiunta oramai dal giovane Gian Lorenzo. È un'opera molto intensa e soprattutto è un'opera che mette fisicamente in campo la figura di Scipione Borghese davanti a noi. Quando la osserviamo, noi sentiamo tutta la presenza del cardinale attraverso tutta una serie di attenzioni e di caratteristiche che denotano quello che era l'assoluto naturalismo che Gian Lorenzo Bernini era capace di ricreare attraverso appunto il marmo. Scipione Borghese ci viene presentato come una figura corpulenta. Evidentemente era una buona forchetta, se vogliamo, e questo lo notiamo da una serie di piccoli particolari, ad esempio il collo che è un collo eccessivo e quindi esce fuori dall'abito, il colletto addirittura è aperto perché appunto non riesce a contenere questa massa del cardinale. E anche da particolari come ad esempio il bottone dell'asola che sfugge dall'asola stessa perché si sta aprendo. Evidentemente la figura si sta muovendo davanti a noi ed è una figura piena, piena, pienamente presente nello spazio, in assoluto contatto col pubblico che la sta osservando e viene caratterizzata in tutta la sua fisicità. È un'opera interessante perché l'artista la realizza in due versioni. Una, diciamo, la prima versione che presenta un difetto, se vogliamo, Gian Lorenzo Bernini viene tradito dalla stessa materia, il cosiddetto pelo del marmo, una venatura che provoca una frattura nella parte, in una parte estremamente visibile. Se voi appunto osservate la prima versione del busto del cardinale Scipione Borghese, vedrete una frattura molto evidente in questo punto, fra gli occhi e la fronte. E dunque Gian Lorenzo Bernini, a causa di questo difetto, di questo incidente, si rende conto che non può presentare al cardinale un'opera in questo stato. E dunque, dalle fonti sappiamo che in un arco abbastanza ristretto di tempo, una quindicina di giorni circa, realizza una seconda versione. Di questa storia noi abbiamo dei racconti, abbiamo delle testimonianze e in particolare io vorrei leggervi quella di Lelio Guidiccioni, che è stato un cortigiano della corte papale di Urbano VIII, che così scrive: «Che dirò del ritratto del mio padrone, il cardinale Borghese? Intendo di dirne ben poco, perché assai dice il marmo di sé medesimo e perché tutti dicono che la più bella cosa che di marmo si vegga a Roma. Ma qual modo ha ella, cavalier Bernino, tenuto nel realizzarlo? Che dominio sull'arte! Io non sono mai per dimenticarmi il diletto che m'è toccato dall'intervenire sempre a vederla all'opera, vedendo ogni mattina vostra signoria, con leggiadria singolare, far sempre mille moti, fra loro contrari, parlare, sempre informato sul conto delle cose correnti, ma con le mani andar lontanissimo dal discorso. Rannicchiarsi, distendersi, maneggiar le dita sul modello con la prestezza e la varietà di chi stia suonando un'arpa, spezzargli il marmo per un pelo in due pezzi quando era già il lavoro condotto, imprender dunque nuovo lavoro in un nuovo marmo per ricondurlo con tanta velocità che nessuno se ne sia accorto, né ciò sarebbe credibile se non vi si vedessero in essere tutti e due». Lelio Guidiccioni ci spiega bene quello appunto che è successo a Gian Lorenzo Bernini. Il marmo che si spezza, la venatura del marmo che provoca questa fessura sulla fronte, Gian Lorenzo che in tempi brevissimi si adopera per realizzare una seconda versione, entrambe oggi conservate dentro la Galleria Borghese. Con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi raccomando, rimanete a casa. Ci aggiorniamo. Ciao!